aria nuova all'Inter dopo la deludente stagione 74-75. Luisito Suarez non ottiene la conferma e al suo posto Fraizzoli chiama Giuseppe Chiappella. Anche la squadra viene rinnovata con gli innesti dei giovani Giampiero Marini e Giacomo Libera, acquistati dal Varese, e dell'ala destra Giuseppe Pavone, prelevato dal Foggia. Resistono i senatori, mentre tra i giovani trova sempre più spazio Graziano Bini. Non avendo impegni in campo internazionale, l'Inter si concentra sul campionato. L'inizio di stagione non è dei migliori, poi la formazione nerazzurra mette in fila 13 risultati utili consecutivi che le consentono di risalire la classifica. Al termine del campionato, con lo scudetto che va al Torino, per l'Inter c'è un buon quarto posto. Si riaprono le porte dell'Europa per la formazione nerazzurra, che vede ancora una volta Roberto Boninsegna laurearsi super bomber interista con 12 gol. Giravolta del numero 9 e gol partito. L'Inter otteneva così quanto voleva, i due punti, rimandando ad altra data l'appuntamento con il bel gioco. Per un discutibile fallo di mano di Lombardo su punizione di Mazzola, l'arbitro decreta un rigore contro i Granata, che Boninsegna trasforma con violenza, spiazzando il portiere. Insomma, un po' il discorso di sempre. La squadra potrebbe avere soluzioni diverse, ma preferisce cercare Boninsegna con i cross. A questo punto la partita poteva dirsi conclusa. L'ultimo gol è firmato da Bertini, che dopo un'azione di Boninsegna ha il tempo sufficiente per prendere la mira e battere Ginulfi con un bel tiro ad effetto. Ed è il 3-0 conclusivo. 35esimo, il primo gol dell'Inter. Su una respinta in area, Mazzola riesce a recuperare e porgere al centro per Boninsegna, che mette in rete al volo. Quando ormai sembrava che l'incontro finisse sull'1-1, il gol di Facchetti, a un minuto dalla fine, è venuto come una sorpresa. Per l'Inter sembrava tutto facile. In gol dopo 4 minuti con Mazzola direttamente su calci di punizione, tant'è vero che al 37esimo si riportava in vantaggio con Pavone, pronto a sfruttare un'azione confusa. L'Inter va in vantaggio per un impreciso allungo indietro di Bacci, che trova Cerilli pronto a impossessarsi della palla e a scavalcare abilmente con un pallonetto Conti, insaccando a porta vuota. Pareggio dell'Inter veniva al 25esimo ed anche in questo caso si trattava di un autogol. Sul centro di Libera toccavano Cereser e Roversi, mentre Boninsegna non arrivava in tempo ed era l'1-1 conclusivo. Ecco la prima rete dell'Inter al 18esimo sul tiro dell'ottimo Oriali, deviato da Cera. Oriali continuerà ad essere per tutto l'incontro l'uomo chiave del gioco interista. In apertura del secondo tempo l'Inter raddoppia con Cesati, che approfitta di uno sbandamento della difesa romagnola sul mancato intervento di Boninsegna. Boninsegna trova il buco nella barriera e condanna i romagnoli a una sconfitta amara. Dopo due terramenti, il primo di Cesati, il secondo di Libera, Pulici si distrae, forse pensando ad un intervento dell'arbitro. E quando Oriali piomba sulla palla e tira, il portiere è in netto ritardo. Al giovane mediano dell'Inter va comunque il merito di una conclusione non facile da posizione molto angolare. Batte con grande astuzia Mazzola, che sorprende un po' tutti. Il più svelto è Boninsegna, il cui tocco, probabilmente deviato da Busatta, manda la palla al di là della linea di porta. Il gol segnato in apertura al secondo minuto ha forse dato all'Inter l'impressione di essere sulla strada giusta per ripagare il Como della secca sconfitta dell'andata. Invece, dalla rete di Libera è passata quasi un'ora prima di arrivare al gol decisivo. La seconda rete con un diagonale di sinistro, imprendibile per il portiere Rigamonti. Rivediamo da altro angolo di ripresa il gol vincente di Boninsegna. Lo segna Bertini su punizione, un tiro angolatissimo, imprendibile. La Juventus a questo punto è spacciata. La sotterra di Mazzola, il grossa patera tra Esposito, che devia verso il portiere, e lo stesso Carmignani, che sorpreso dall'errore fa schizzare il pallone alle sue spalle. Indisturbato, si intende, raccogliendo un traversone di Fedeli. Dopo l'1-1 la Sampdoria ha avuto una breve reazione. Osservate come Libera, finalmente, diranno gli interisti, segna il gol della vittoria con la collaborazione di Arnuzzo. Adesso l'Inter è praticamente qualificata per la Coppa UEFA e la Sampdoria nei guai. In vantaggio al 36esimo, per merito di Fedele, liberato in area da Marini e pronto a battere l'uscente Marconcini.
dopo, quando Sandreani, rincorrendo Oriali, lo ha messo giù. Rigore. Ha battuto Bertini ed era l'1-0. 5 minuti dopo, su azione di calcio d'angolo, Libera, che ha deciso di ritrovare la via del gol proprio a fine campionato, ha insaccato approfittando di una uscita a vuoto di Meola. A metà del secondo tempo, su un cross dell'esordiente a Canfora, c'è il pareggio dell'Inter, mentre la difesa del Bologna è ferma. Facchetti di testa salda il debito dell'autorete. Da un ripetuto scambio fra Boninsegni e Marini, Bertini ha l'occasione per il tiro. Rimpallo e morbida zampata di Boninsegna a siglare la sconfitta del Bologna. Passa per un minuto che l'Inter pareggia con Marini su 100 di Cerilli. Un gol che i laziali hanno giudicato regalato dall'arbitro, poiché Marini ha poco ortodossamente buttato a terra Lopez. Per primo Facchetti fuori area e quindi Mazzola, Bertini e Boninsegna in area. È rigore su Boninsegna, sentenza il signor Menicucci. Non c'è del resto che l'imbarazzo della scelta. Batte Bertini ed è il 2-1. E Cesati, che aveva sostituito Boninsegna infortunatosi nell'azione del rigore, spedisce in rete. È il 3-2 della vittoria.